Io voglio approfittare per augurare ai nostri concittadini una buona Pasqua particolare, ripeto, è una Pasqua che speriamo che sia l'unica vissuta in questa maniera, è una Pasqua che mai come questa volta è una Pasqua di speranza, perché stiamo lavorando per cercare di contenere il contagio. Ancora lancio il messaggio che a Trivento per fortuna la situazione contagio è sempre a livello zero ed è importante questo perché voglio rassicurare tutti i cittadini, grazie proprio al senso di responsabilità che hanno tutti i nostri concittadini. Io voglio anche lanciare l'appello che appunto queste festività siano trascorse in famiglia, a casa, io resto a casa, questo significa che dobbiamo evitare purtroppo di incontrarci con altri familiari perché altrimenti sarebbe possibilità di contagio. Voglio anche ricordare che sono partiti i pacchi alimentari, ieri abbiamo tenuto la delibera per gli altri 31.000 euro della protezione civile per quanto riguarda i buoni alimentari che partiranno a breve, sempre per le famiglie meno abbienti. Sono arrivati anche 30.000 euro da parte della Regione per un altro bando a cui avevamo risposto entro il 1 aprile. Questi soldi serviranno sempre alle persone meno abbienti per pagare bollette, affitti e quant'altro. Voglio anche rimarcare una cosa molto importante. Si sta vedendo tanta solidarietà a Trivento e voglio ringraziare per questo i miei concittadini. Per esempio, l'ultima è anche la spesa sospesa, patrocinio del Comune di Trivento con il SAE 112 e con tanti esercenti. Chi ha, dona per chi non ha. È un qualche cosa di molto importante che si sta verificando anche in altre città d'Italia e anche a Trivento è partito la spesa sospesa. Tra l'altro, voglio anche salutare gli amici del filo che unisce perché proprio in questi giorni hanno apposto la loro opera d'arte, naturalmente diversa dal solito perché sappiamo il problema, il periodo che stiamo vivendo, però è un segno di speranza perché avevamo lanciato anche l'adesione all'Andrà Tutto Bene che appunto era nato spontaneamente sul web, anche Trivento aveva aderito e mi fa piacere che tantissimi bambini, tantissimi genitori hanno fatto sì che si colorassero tutti i balconi di Trivento con appunto Andrà tutto bene e anche il filo che unisce ha preparato questo simbolicamente per tutti. Ancora un altro saluto a tutti coloro che non stanno lavorando, a tutti coloro che hanno momentaneamente perso il lavoro, a tutti coloro che hanno i locali chiusi perché non rientrano nei beni di prima necessità. Sono tante situazioni particolari, sia questa una Pasqua di rinascita per tutti quanti noi. Auguri a tutti i miei concittadini.